Bentornati a Spazio Impresa, il settimanale di informazione economica di Sud TV che si occupa di fisco, lavoro ed impresa. Saluto i miei ospiti, Pietro Vivone, presidente nazionale di FEDAPI, Ben trovati. Antonio Procida, responsabile del centro studi di Salve a FEDAPI, tutti. e Rossella Cicalese dell'azienda agricola omonima di Eboli. Ecco, Salve. oggi è tempo d'estate, parliamo di turismo e di enoturismo. C'è una legge approvata a marzo che regola proprio questo settore che è in espansione, è in crescita, però sul territorio ancora non è arrivata questa legge. Come mai Pietro Vivone e che cosa parliamo quando parliamo di enoturismo? Perfetto, innanzitutto appunto facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cos'è l'enoturismo, appunto coniugare insieme quello che è il mondo del vino e il turismo. L'enoturismo appunto si intendono quelle attività di conoscenza del vino che vengono espletate mettendo insieme da una parte quelle attività di produzione e di trasformazione, quindi che parte dall'uva e arriva al vino, e dall'altra quelle attività di diciamo, andare a visitare e a verificare quelli che sono questi passaggi, fare in modo che l'utente finale non sia soltanto un consumatore, ma si riesca a vendere quello che è anche un'esperienza, di natura anche sensoriale in alcuni casi, perché sentire l'odore del mosto piuttosto che guardare le persone mentre raccolgono l'uva può essere, diciamo, qualcosa di positivo che può regalare e può dare al turista appunto delle sensazioni diverse, che non viene, appunto, non è il semplice consumatore che va a comprare il vino al supermercato. Quello che dobbiamo fare come sistema Italia è quello di dare valore al nostro territorio. Per farlo, appunto, questa norma riesce a regolamentare un settore per far sì che alla somministrazione, al consumo, alla vendita del vino si affianchi quello che è appunto un percorso turistico da una parte, quindi offrire dei veri e propri servizi e il consumo sul posto di vino e insieme anche di prodotti. Una piccola limitazione è data dal fatto che i prodotti devono essere di tipo freddo, quindi significa che io offro una degustazione di vini con formaggi locali, con salumi locali, con del pane prodotto locale, senza appunto metterci realmente a cucinare, ma facendo assaggiare un buon vino e cercando di far capire qual è il vino migliore da adattare magari per alcune tipologie di bevande. Quindi la normativa tende ad elevare la qualità, far capire al turista, alla persona che magari viene nei nostri territori per godere del mare, dei musei, diciamo, delle grandi opportunità che i nostri territori hanno. Tra queste grandi opportunità oggi c'è anche quella legata ai percorsi non solo più enogastronomici, ma appunto enoturistici. Detto questo, diciamo però dall'altra parte sono degli adempimenti obbligatori, tra virgolette, che per quelle aziende che vogliono affiancare la propria attività di produzione, anche l'attività di offerta appunto di, io non voglio dire nemmeno servizi, perché in realtà si vende una vera e propria esperienza. Io non pago più il bicchiere 3 euro, magari pago 10 euro, perché insieme al consumo del vino imparo nozioni nuove. Riesco a vedere magari in compagnia una famiglia intera con il figlio, con la moglie, riesce a guardare come si produce il vino, dove viene conservato, come viene conservato, come viene consumato, come si apre una bottiglia, cioè delle esperienze e delle nozioni importanti anche per quanto riguarda il consumo stesso del vino. Nella fase, diciamo, fra qualche minuto poi approfondiremo anche l'aspetto normativo. Io mi vorrei soffermare solo ed esclusivamente un attimo su quelle che sono le tabelle ministeriali che hanno previsto appunto dei requisiti, degli standard minimi per gli operatori turistici. Ecco, Cioè, non tutti possono partecipare. perfetto, diciamo che chi si occupa appunto della produzione poi può affiancare questo percorso di enoturismo. È obbligatorio perché ci siano almeno 3 giorni di apertura settimanale, che sia uno strumento di prenotazione delle visite che può essere sia telematico ma anche, diciamo, di natura, diciamo, alla vecchia maniera, perché ci sono in realtà ad oggi ancora che operano senza l'utilizzo perché chi, tra virgolette, produce vino non sempre si adegua ai tempi anche dal punto di vista tecnologico, e quindi è possibile magari fare queste chiamate, una chiamata per prenotare l'escursione, tra virgolette. Poi dei cartelli all'ingresso, appunto, relativi all'accoglienza con gli orari, con i giorni di apertura, almeno un sito o una pagina web aziendale dove si va a spiegare l'attività che viene fatta. Un materiale informativo dove si vanno ad indicare le cose minime relative all'azienda stessa, esposizione di materiale informativo con riferimento a eventuali produzioni che siano DOP o IGP,
ambienti dedicati e attrezzati per accogliere la clientela, perché è evidente che se voglio fare un'attività appunto turistica devo avere anche un minimo di spazio dedicato alla degustazione, dedicato a spiegare appunto ciò che vado a vendere, del personale dotato di adeguata competenza, e molte volte nei nostri territori sicuramente vedremo l'imprenditore che spesso, anzi al 100% dei casi, chi produce vino parte dall'attaccamento alla propria terra, ma anche da un amore appunto stesso per il vino. E in più l'attività di degustazione del vino deve essere effettuata appunto con calici in vetro. Con questo vorrei un attimo anche ricordare, la settimana scorsa abbiamo parlato appunto di questa attenzione alla plastic free, al mancato utilizzo, a non utilizzare appunto la plastica. Ai ministeri in questo caso appunto dice di far consumare il vino in vetro, questo perché è evidente anche dal punto di vista, diciamo, quando riguarda la degustazione, è sicuramente una degustazione fatta nel modo migliore per apprezzare al meglio la produzione che viene fatta. Dal ministero, leggo il comunicato del ministero dopo l'approvazione della legge, si dice che l'enoturismo è un esempio perfetto di sistema dove alla base c'è l'azienda che lega il territorio attraverso forme di turismo esperienziale e produzioni agroalimentari, dove gusto, storia e bellezza si fondono all'espressione di un territorio. L'agroalimentare e il vino raccontano la storia di un territorio ed il compito è quello di farla conoscere. La conoscenza è valore. Volevo soltanto aggiungere che non è un caso che nel 2019 arriva la normativa sull'enoturismo. Questo è l'anno del turismo lento e devo dire appunto che è un turismo fatto non solo di movida, fatto di attività caotiche, ma appunto turismo lento, fatto anche di sensazioni legate al territorio, si vada a legare appunto non al semplice consumo di un prodotto, ma al fatto di garantire un'esperienza mentre si è in viaggio. Lei annuisce perché è titolare di un'azienda agricola che produce vino, che si chiama Rossella Cicalese, nata nel febbraio 2012, sei giovanissima, sì. È nata 7 anni fa, eri ancora più giovane. Innanzitutto ovviamente parto dall'idea di fondare un'azienda agricola vitivinicola, perfetto, e poi ecco come si inserisce questo ragionamento con la nuova legge sull'enoturismo. Allora, la nostra è un'azienda, come detto, giovane, che è nata nel 2012 da un'idea mia e di mio padre, che volevamo dare una destinazione utile ai nostri terreni di famiglia. Diciamo che sono sempre stata appassionata all'agricoltura perché mio nonno è sempre stato un agricoltore e ricordo che da piccoli i miei cugini giocavamo nei campi che prima erano dedicati agli ortaggi, alberi da frutta. E poi anche mio nonno e mio bisnonno coltivavano dell'uva, però ad uso familiare. Poi con me abbiamo deciso di entrare nel mercato e produrre vino. Abbiamo 4,5 ettari in totale, 3 ettari a eboli, 1,5 ettari per difumo. E i tipi di uva che coltiviamo sono l'aglianico e il fiano. Come aglianico produciamo 2 tipi di vini, Evoli e Jevol, che abbiamo così chiamato perché questi nomi sono interessanti. Sì. Perché abbiamo voluto, diciamo, omaggiare la nostra terra di origine. E poi abbiamo, dall'uva aglianico, abbiamo prodotto uno spumante che si chiama Angel, in onore a mio padre, che è molto appassionato delle bollicine e del vino. E poi abbiamo Fluminé, che produciamo per difumo il nostro fiano DOC Cilento. È molto particolare, molto delicato, fruttato, floreale. E diciamo che abbiamo voluto omaggiare in questo caso la terra che ci ha accolto. Cioè, per l'appunto, la terra che vi ha accolto, di territorio si parla, sì. L'enoturismo ha come primo obiettivo quello di valorizzare, sì, il territorio. Si vuole proprio legare la terra, il territorio con l'azienda e quindi il prodotto. Ecco, però da titolare d'azienda, come leggi questa? Penso che sia un'ottima iniziativa perché il cliente, diciamo, si deve affezionare all'azienda, al prodotto, si devono regalare, diciamo, delle emozioni tramite il vino, ma non solo, anche tramite i prodotti tipici della zona che si possono far degustare. E noi spesso già pratichiamo delle degustazioni, delle visite guidate in cantina, nei vigneti, e abbiamo fatto accompagnare la degustazione del vino con salumi, formaggi, pane, tipici proprio del posto. Può essere una scelta vincente per il nostro, sì, territorio? Sì, molto vincente, perché penso che sia il futuro, l'agricoltura e il turismo sono proprio il futuro del nostro paese, bisogna puntarci tanto. Antonio Procida, entriamo un po' nel merito, nel lato tecnico,
di questa legge, come abbiamo già visto con Pietro Vivone, ci sono degli adempimenti, poi alla fine ecco, è l'imprenditore che deve come dire, partecipare attivamente attraverso certo. un'adesione che abbia una serie di requisiti. Sì, in realtà il decreto era un decreto molto atteso ormai da anni, ed è una interessante manovra per tanti motivi, in realtà ne voglio elencare solo due. Il primo perché in qualche maniera cerca di regolamentare un giro d'affari anche abbastanza consistente, qua parliamo anche di numeri interessanti, oltre 14 milioni di persone e 2,5 miliardi di euro l'anno, quindi anche quando parliamo di numeri in ascesa e ripeto molto molto interessanti. La seconda invece è un po' più legata anche al nostro lavoro, nel senso che penso che l'enoturismo, questo nuovo termine che entra ovviamente d'impeto nel linguaggio di tutti noi, è un esempio di, di un vuoto normativo di alcune attività. Diciamo che noi consulenti molto spesso ci troviamo a cercare di trovare una veste giuridica, una nuova attività, che appunto ha un vuoto normativo, diciamo, normativa appunto sia fiscale che anche da un punto di vista amministrativo burocratico. Perché? Perché le imprese e i mercati sono sempre molto più veloci rispetto a quella che può essere la vera e propria regolamentazione. Quindi proprio per questo motivo che l'enoturismo e il decreto sull'enoturismo risulta essere molto interessante. Arriva dopo tanto tempo, ad oggi però dobbiamo sempre sperare che anche i comuni che devono recepire in maniera molto veloce anche quella che poi il decreto approvato a marzo 2019. Detto questo, ovviamente qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello sicuramente di andare a valorizzare, ne abbiamo già parlato precedentemente, valorizzare il vino, sicuramente le cantine, i vigneti, il territorio, quindi dare una sorta di opportunità competitiva nuova alle imprese agricole, diciamo produttore di vino, perché da sempre esiste questo connubio tra vino e territorio, c'è sempre stato. E oggi, forse più di ieri, viene visto proprio come una vera e propria leva attrattiva per quanto riguarda appunto la valorizzazione del territorio e dei luoghi di produzione del vino. Ma come nasce? Diciamo che, ripeto, sono già anni che si aspettava una normativa su questo tipo di attività perché molte aziende agricole, ecco, anche con l'esperienza che ci ha portato Rossella, in qualche maniera sono attività che venivano già fatte precedentemente ma mancava una normativa di riferimento, quindi bisognava un attimo distigarsi dalle varie norme e capire come farlo in regola o perlomeno vicino a quella che poteva essere una regola. Che cos'è l'attività enoturistica? L'attività enoturistica si fa un'attività che riguarda servizi formativi e informativi di attività legate alla produzione di vino, quindi la valorizzazione del vino e la cultura del vino in sé. Quindi questo è quello che recita l'articolo 1 dello stesso decreto. Ma nasce dal lontano articolo 2135 del Codice Civile, che appunto va a definire quello che è lo status di imprenditore agricolo. Quindi quando parla soprattutto di attività connesse, cioè tutte quelle attività che sono mirate alla trasformazione, manipolazione, alla commercializzazione dei prodotti agricoli e in particolar modo parlando del vino, alla trasformazione dell'uva e quindi alla commercializzazione del vino dopo la trasformazione. Quindi è lo stesso articolo del Codice Civile che ha lasciato in questi tanti anni un vuoto e quindi in questo vuoto che si è diciamo introdotto questa nuova regolamentazione. Quindi sostanzialmente è stato proprio questo vuoto a dare là in questi anni a far sì che il decreto potesse essere in qualche maniera approvato. Abbiamo visto alcuni vincoli sostanzialmente per quanto riguarda i piatti pronti, ma i piatti pronti appunto freddi, ne parliamo di freddo, ma al centro del decreto c'è sempre la valorizzazione del vino, quindi la valorizzazione del vino inteso come appunto un percorso di degustazione del prodotto appunto principale attraverso il personale, che sia appunto il titolare, i familiari del titolare o dipendenti dell'azienda agricola, che siano altamente formati, quindi la formazione all'interno del decreto svolge comunque un ruolo fondamentale. Da un punto di vista fiscale cambia poco, l'unico vero vantaggio è quello di andare a equiparare le attività agrituristiche con quelle che sono le attività enoturistiche, dando un vantaggio enorme alle aziende, cioè quello di portare a bilancio, quindi fatturare, quegli incassi che fino ad oggi non potevano essere fatturati. Sembra strano, ma non potevano essere fatturati le visite guidate nei vigneti, nelle cantine, la pura degustazione non poteva essere fatturata, perché ovviamente andava al di là di quella che era l'attività principale di un'azienda agricola. Quindi diciamo che l'escamotaggio era quello di avere una licenza di wine bar per poter appunto fare degustazione. Abbiamo detto che ci sarà un abbinamento tra vino e prodotti agroalimentari, il decreto in qualche maniera
fa trapelare una preferenza con quelli che sono i prodotti agroalimentari del territorio, e quindi parliamo appunto di, abbiamo parlato formaggi, altri prodotti tipici, parliamo di piatti pronti, freddi, ma per un motivo molto semplice, anche perché anche nell'iter di approvazione del decreto c'è stato una sorta di scontro sul tipo di prodotto da abbinare al vino, alla degustazione, proprio per evitare che l'attività enoturistica si trasformasse in una vera e propria attività di ristorazione. In realtà parliamo di tutt'altro, non parliamo di ristorazione, ma parliamo di degustazione del vino con appunto prodotti agroalimentari. Il dottor Pivone in qualche maniera ha elencato quelli che sono i servizi che sono elencati in maniera molto esemplificativa nel decreto, ma sostanzialmente parliamo appunto di valorizzare il vino, vino DOP, IGP, perché sono tutti quei vini che in qualche maniera vanno a dare una prevalenza al territorio di origine e di produzione, ma ci sono, come dicevamo, anche dei requisiti stringenti da rispettare, quindi sicuramente la formazione, quindi il requisito professionale posseduto dal titolare, dai familiari, dai dipendenti dell'azienda nel promuovere e degustare appunto il vino, un sistema di prenotazione delle visite possibilmente informatizzato, dicevamo prima, chi produce vino molto spesso non risulta essere a passo con i tempi, ma ecco, l'esperienza oggi di Rossella ci fa ben sperare, quindi imprese giovani al passo con i tempi, quindi anche questo decreto prevede questo sistema informatizzato, diciamo, di prenotazione delle visite, un sito internet, una pagina web oggi risulta essere necessario anche per altre motivazioni, e quindi anche i cartelloni da indicare, quindi da mettere all'ingresso delle aziende agricole, nei quali appunto andare a mettere le informazioni più importanti per quelle che sono le attività enoturistiche svolte. Quindi sostanzialmente queste sono un po' le linee guida più importanti del decreto, un decreto che, ripeto, si aspettava da tanto tempo. Adesso ci auguriamo davvero che i comuni del nostro territorio si attivino davvero in maniera molto velocemente nel recepire appunto tale decreto, altrimenti rischiamo davvero che per molti anni abbiamo aspettato un decreto che è appunto arrivato e poi dobbiamo attendere, non so, altri 2-3 anni per recepire poi in qualche maniera la normativa di riferimento. Quindi l'appello che faccio, se posso fare un appello, appunto ai comuni, ai nostri comuni, quindi della provincia, nel cercare nel più breve tempo possibile nel recepire tale nuovo regolamento. L'obiettivo quando c'è una nuova legge è sempre al futuro, ovviamente, e il primo obiettivo di questa nuova legge, se così lo vogliamo definire, è il 2021, perché in Italia si terrà la conferenza globale dell'enoturismo organizzata dall'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della promozione del turismo sostenibile e responsabile. 2 anni di tempo, è un obiettivo sicuramente importante, dovrebbe essere ospitata a Verona peraltro, e poi torneremo su Verona con Rossella Cicalese. 2 anni di tempo, sembra, mia impressione questa, che la classe imprenditoriale che gestisce questo tipo di attività stia finalmente capendo che la qualità fondamentalmente paga, perché c'è un turismo molto più consapevole. Sì, devo dire che negli ultimi appuntamenti stiamo parlando spesso diciamo, di ambiente e impresa, di sostenibilità e impresa, come se fosse, tra virgolette, quasi un caso. In realtà ci stiamo dirigendo verso una produzione che non sia una produzione semplicemente di massa, ma che sia anche, noi siamo italiani, fieri di essere italiani, e penso che per portare all'estero, quando portiamo all'estero la nostra produzione, portiamo una produzione di qualità. È importante quindi dare la possibilità con l'enoturismo di far capire come le nostre vigne oggi sono anche coltivate in un modo sostenibile. Sostenibile significa non solo creare un prodotto di qualità, ma crearlo senza un impatto ambientale. Quindi è importante anche questo aspetto. Devo dire che noi, diciamo, come Sistema Italia siamo sicuramente abbastanza avanti rispetto a quello che è il resto del mondo. L'Europa in genere, devo dire che è abbastanza attenta a quello che è la sostenibilità. Oggi ci ritroviamo però a combattere, anche per quanto riguarda il vino, con prodotti, sembra strano a dirlo, ma che provengono dalla Cina, quasi prodotti, tra virgolette, in serie. Perché quello che mi fa paura non è il vino del supermercato prodotto in Italia, ma è il vino che arriva dalla Cina e magari con dei controlli sicuramente inferiori, con un impatto, senza nessuna attenzione a quella che è la sostenibilità. Noi invece appunto dobbiamo arrivare al 2021, quando vendiamo una bottiglia di vino, vendiamo un'esperienza, ma vendiamo anche un prodotto sostenibile che garantisce il nostro territorio, da dove arriva il vino e dove ci porta, cioè ci garantisce che il modo in cui è stato prodotto, è stato coltivato, è stato realizzato, non ha, diciamo, danneggiato il nostro pianeta. Io consumatore so dove è stato prodotto
quel vino piuttosto che quel formaggio andando oltre? Dove e come? Questo è importante. E l'attenzione è sempre maggiore nel consumo consapevole e se, proprio per questo diciamo, anche gli imprenditori iniziano a dirigersi verso una produzione appunto sostenibile, consapevole. Non c'è questo combinato disposto, imprenditoria consapevole che la qualità paga e turisti che vogliono maggiore qualità? Sì, sicuramente sta aumentando. Diciamo che i tempi sono, tra virgolette, maturi. Come dicevo prima, non c'è più quel consumo di massa, di quantità legata alla quantità, c'è una maggiore attenzione anche alla qualità. Quindi obiettivo 2021? Io sono sicuro che ci arriveremo e lo dobbiamo raggiungere per due motivi. Il primo, perché come diceva prima Rossella Cigalese, noi abbiamo l'agricoltura e abbiamo il turismo, sono due qualcosa di fondamentale e importante a livello nazionale per avere un riscontro per quanto riguarda anche una crescita economica. E quindi dall'altra parte siamo il nostro paese da sempre comunque attento a quelle che sono le tematiche ambientali, dobbiamo cercare di farne una risorsa appunto per una crescita. Rossella Cigalese, abbiamo detto che la conferenza globale sull'enoturismo si terrà molto probabilmente a Verona, sì. E a Verona si è tenuto anche il Vinitaly e al Vinitaly è arrivata anche l'azienda, sì. Rossella Cigalese. Per il terzo anno abbiamo partecipato al Vinitaly e quest'anno abbiamo vinto il premio etichetta d'oro, le nostre etichette. Fatto un giro come la fila dell'est per arrivare alla... Un importante riconoscimento e ci ha gratificato tanto, perché diciamo che avere una bella immagine è fondamentale, cioè il prodotto non solo deve essere buono ma deve essere anche bello, deve colpire, soprattutto quando la concorrenza è ampia, ci sono concorrenti molto più storici, quindi dobbiamo farci notare. E la nostra etichetta rappresenta i prodotti tipici del Cilento, molto colorata e giovane proprio perché deve rappresentare la nostra missione, l'obiettivo dell'azienda. E cosa fai di tutte queste cose che... Sì, mi ritrovo molto, pure nel fatto della sostenibilità. No, ma anche molto... sulla questione della qualità, questo il vino cinese, sì. Si dice, cioè, come si interfaccia in una situazione del genere un'azienda del territorio che combatte con le armi del territorio, sì. Ovviamente, che quindi deve proporre dei prodotti sicuramente ad un prezzo non stracciato, per ovvie ragioni. Diciamo che se si vuole vincere sul mercato bisogna fare un prodotto di qualità che sia proprio l'espressione del territorio. Quindi vogliamo cercare di produrre un prodotto di nicchia e tutte le operazioni che facciamo in vigna sono fatte a mano, dalle concimazioni, potature, la raccolta pure l'effettuiamo a mano perché vogliamo garantire una selezione del frutto. E abbiamo praticato proprio delle tecniche agronomiche particolari come il sovescio per non utilizzare prodotti chimici perché pure noi crediamo nel biologico, nel rispetto dell'ambiente e sono delle, diciamo, sono delle cose nuove che stanno sviluppando adesso, noi vogliamo cosa è cambiato da 7 anni fa ad oggi? Che tu hai cominciato nel 2012, sì. Immagino fosse diversa la situazione rispetto ad ora. Sì, diciamo che il vino sta crescendo sempre di più, cioè è un movimento che cresce sempre di più, attira sempre più appassionati, anche stranieri, che sono molto vicini al vino italiano. E ci è capitato pure al Vinitaly di conoscere molte persone dell'America, della Francia, di vari paesi del mondo. Ad Antonio Procida l'arduo compito di chiudere. Si poteva fare meglio, è stato fatto il massimo. Facciamo la parte dei cattivi. No, dopo sì, voglio dire una cosa cattiva dopo. Però adesso sì, volevo un attimo collegarmi, sì, sono d'accordo perché, ecco, l'enoturismo, nuovo termine, decreto approvato, apre sicuramente, non è solo regolamentare un'attività, ma in qualche maniera apre anche delle idee nuove. Quindi sicuramente anche questo può aiutare un'azienda agricola per cercare non solo di andare a svolgere quel tipo di attività, ma anche altre che oggi forse non riusciamo a vedere. Quindi è tutto un indotto che si può aprire. Decreto atteso, quindi si poteva fare di più. Oggi sì, nel senso che l'iter è cominciato a dicembre 2017, sì, sì. Ricordiamo.
Mi aspetto tanto dai comuni, perché l'agricoltura è un settore fondamentale del nostro territorio, il turismo è un settore fondamentale del nostro territorio ed è ovvio e normale, è perfetto cose. E quindi di conseguenza mi aspetto davvero che i comuni da ieri effettivamente vanno a velocizzare quelle sono le procedure di attuazione della normativa. Oggi un imprenditore agricolo che vuole in qualche maniera avviare questo tipo di attività in maniera regolare non lo può fare perché ovviamente i comuni ancora non hanno, tra virgolette, appurato quella che è poi la normativa nazionale. Quindi ecco, la cosa cattiva è questa, l'appello che faccio lo faccio a tutti i comuni della nostra zona, affinché questa normativa possa essere appunto presa e messa in atto subito. Mi aspettavo una cosa più cattiva. In realtà 3 mesi sono tanti. Sono tanti. Oggi se davvero non parlo dei comuni in generale della nostra zona, ma se andiamo a chiedere delle informazioni, qualsiasi comune, guardano e ci dicono dobbiamo attendere, non ho capito bene ancora, non siamo certi della, quindi siamo ancora in alto mare da questo punto di vista. Spesso si fa tanta retorica, ma poi mancano a volte proprio i fondamentali, come si vuol dire, certo. Quindi anche la semplice attuazione di una legge nazionale. Esatto. Non avviene in tempi rapidi. Abbiamo tante domande dei nostri telespettatori alle quali risponderemo la prossima settimana. Io saluto i miei ospiti, Pietro Vivone, presidente nazionale di FEDAPI. La prossima settimana. Antonio Procida, responsabile del centro studi di FEDAPI. Arrivederci a tutti. Rossella Cicalese, titolare dell'azienda agricola Rossella Cicalese, stavolta lo dico, che ringrazio. Grazie a te e salve a tutti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Spazio Impresa.